I rapporti fra Odoacre e l'imperatore Zenone d'Oriente diventarono difficili. L'imperatore d'Oriente non tollerava che Roma e l'Italia fossero governate da un barbaro, ma non aveva la forza per combatterlo. Gli Ostrogoti arrivarono da est fino al confine con Costantinopoli, confine con l'impero d'Oriente. E in un primo momento Zenone, l'imperatore d'Oriente, li accolse al confine come alleati. Poi cominciò a temerli e, per indebolirli, convinse il loro capo, Teodorico, a conquistare l'Italia e a combattere Odoacre. Nel 488 Teodorico e gli Ostrogoti invasero il regno di Odoacre. Ravenna fu attaccata e nel 493 uccise Odoacre. Poi fondò il regno Ostrogoto e, per avere l'appoggio della popolazione romana, chiese il riconoscimento del suo regno all'imperatore d'Oriente. Ottenne il riconoscimento del suo regno e Teodorico si impegnò a instaurare buone relazioni tra romani e Ostrogoti. Teodorico, per regolare i rapporti fra Ostrogoti e romani, fece una raccolta di leggi, l'editto di Teodorico, e in caso di controversia tra Romani e Ostrogoti, gli Ostrogoti potevano farsi giudicare dalle proprie consuetudini, i Romani potevano farsi giudicare dalle proprie leggi. Restaurò templi romani e acquedotti, costruì monumenti a Verona, Pavia e Ravenna, che era la capitale, e favorì l'agricoltura e il commercio, facendo riprendere l'economia. La divisione tra gli Ostrogoti e Romani, però, era dovuta prevalentemente alla religione, perché erano tutti e due cristiani, ma gli Ostrogoti seguivano la dottrina della Chiesa ariana e i cristiani romani, quindi la Chiesa cattolica, condannava la Chiesa ariana, li consideravano eretici. Pertanto l'imperatore d'Oriente perseguitò gli ariani e Teodorico in risposta iniziò a perseguitare i cattolici.